Banca dell'Adriatico e AgriVenture assieme per la prima filiale verde d'Abruzzo dedicata agli operatori del settore agro-industriale. La struttura sorge a Pescara in via Tiburtina, a pochi passi dal centro storico, integrando, oltre alle normali attività di sportello, servizi innovativi di supporto al settore agricolo. Punta di diamante, con le sue eccellenze di livello internazionale, olio e vino in primis, dell'economia regionale. E questa crescita la dobbiamo accompagnare. Tutti sanno che uno dei motivi di questa crisi internazionale, di questa crisi mondiale, è proprio diciamo, l'accesso al credito, che non c'è più la liquidità, e credo che avere uno sportello tutto per l'agricoltura sia un passaggio importante. Banca dell'Adriatico già ha dato dimostrazione di avere particolare attenzione al mondo rurale. Noi abbiamo avuto delle convenzioni con la banca per quanto riguarda le anticipazioni sul piano di sviluppo rurale. Insomma, aprire uno sportello tutto verde credo che sia veramente importante per l'Abruzzo, ma soprattutto per il sistema agricolo. Nello sportello gli imprenditori agricoli e del settore agroindustriale potranno trovare uno specialista del comparto agribusiness in grado di fornire consulenze e proporre servizi, promuovendo progetti innovativi sulla filiera agricola. In che modo? Beh, in due modi sostanzialmente. Il primo è quello di pensare alla operatività odierna, insomma, che le imprese hanno, ma anche di fare un pensiero per il futuro, soprattutto in chiave strategica. Noi siamo convinti che abbiamo dei prodotti molto buoni, forse abbiamo così una produzione un po' dispersa, cioè le imprese sono un po' piccole, allora noi stiamo lavorando per cercare di creare delle filiere per fare in modo che questi prodotti di grande tradizione e qualità possano essere valorizzati meglio sotto anche il profilo del prezzo, e quindi possono avere un maggiore gradimento verso i consumatori.